Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, la trasmissione che ogni giovedì in prima serata su questa rete affronta argomenti riguardanti la nostra salute e lo fa ospitando in diretta i migliori specialisti disponibili a dialogare con voi e a rispondere alle vostre eventuali domande. Questa sera parleremo del tumore al polmone, in assoluto una delle neoplasie che vengono diagnosticate di più. Rientra nei cosiddetti big killer, ovvero i tumori che uccidono di più. Pensate che in Italia ogni anno muoiono qualcosa come 33-34 mila persone a causa di questo tumore, un tumore causato soprattutto dal fumo di sigaretta. E c'è chi dice che se venisse eliminato questo vizio, probabilmente questa neoplasia, questo cancro potrebbe essere equiparato ad una malattia rara. In questa nuova puntata di Pronto Medicina Facile vogliamo parlare soprattutto di prevenzione del tumore al polmone e in questo ci vogliamo affidare alla competenza del nostro graditissimo ospite. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e bentornato nei nostri studi al professor Achille Lococo. Buonasera, professore. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Bene, Come sta? Sta bene? bene, Ha avuto una grazie. bella giornata in sala operatoria, Sì, come sempre. come sempre, ma il nostro lavoro comunque è anche gratificante, per cui la fatica viene compensata, sinceramente. Professor Achille Lococo, responsabile della chirurgia toracica a Casa di Cura Pierangeli di Pescara, intanto come sempre una fotografia dell'attività svolta dal reparto da lei diretto, professore. Allora, io posso fare il bilancio del 2018, da quando lavoro alla Casa di Cura Un anno Pierangeli, praticamente, un poco più di un anno, anno. esattamente un anno, poco più di un anno. Un bilancio estremamente positivo perché l'avviamento e la stabilizzazione, diciamo, dell'attività del reparto ha dato dei risultati estremamente incoraggianti. Abbiamo attivato una terapia intensiva post-operatoria che ha migliorato notevolmente la qualità dell'assistenza che possiamo dare ai nostri pazienti e quest'anno devo dire ho raggiunto un numero molto elevato, mai fatto fino ad ora, di Di interventi intervento. per tumore al polmone. Quindi abbiamo fatto 225 interventi per tumore al polmone, quindi sicuramente per me è un record personale, sicuramente. Quanti posti hai letto al suo Sono reparto? 10 posti letto, abbiamo una terapia intensiva con 4 posti letto che utilizziamo per tutti i pazienti che vengono operati, con uno staff di anestesisti rianimatori davvero di altissimo livello, e poi, superate le prime 24 ore, il paziente ritorna in reparto dove fa la degenza di pochi giorni, se tutto va bene, insomma. Quindi diciamo che è ormai come dire, collaudato questo tipo di organizzazione, ha funzionato bene, quindi devo dire, non è da cambiare, Squadra che vince non si squadra cambia, che si vince non dice. si cambia, assolutamente. Senta, poi lei da tanti anni è impegnato a livello nazionale nel riscrivere, diciamo così, le linee guida proprio a livello nazionale per quanto riguarda il nodulo polmonare. E a questo proposito, mi sembra la settimana scorsa ha avuto un importante incontro, un workshop al Ministero della Salute proprio in quest'ottica, professore. Sì, è vero, c'è qualcosa di nuovo, davvero qualcosa di nuovo molto interessante, cioè in termini diciamo molto semplici, fino ad oggi non c'erano state dimostrazioni sicure, certe, che lo screening al tumore del polmone avesse un rapporto costo-beneficio adeguato, diciamo, per poterlo ricomprendere tra questi famosi LEA, i livelli essenziali di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale. La novità è che da poche settimane sono state pubblicate su delle riviste scientifiche, ovviamente molto accreditate, i lavori di due studi, studi di screening del tumore del polmone che hanno dimostrato, soprattutto quello più recente, uno studio olandese, lo studio Nelson, che riguardava 15.000
soggetti fumatori sottoposti a screening. In sostanza hanno dimostrato, questo studio Nelson è uno studio americano fatto su 50.000 soggetti forti fumatori sottoposti a screening, che se si fa lo screening del tumore del polmone nei soggetti forti fumatori di un'età compresa tra i 55 e i 75 anni, si può ridurre la mortalità per tumore del polmone nel 26% dei casi Certo. nell'uomo e del 39% dei casi nella donna. È un risultato, devo Eccezionale. dire, davvero eccezionale, E davvero poi magari eccezionale. ne parleremo nel corso della trasmissione, Certo, anche perché certo. a proposito di prevenzione vogliamo proprio mettere in evidenza l'importanza di questo screening per il tumore al polmone. Professore Achille Lo Coghe, a vostra disposizione fino alle 22:30, potete interagire con lui a mezzo telefono, a mezzo mail, che anche questa sera devono necessariamente transitare per il sorriso e il garbo della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Posso dire che è un piacere rivederti, e anche il Grazie. professor Lo Coco, che è sempre Grazie. graditissimo ospite. E noi siamo prontissimi con Francesco Specchiulli a ricevere le telefonate. I numeri sono già in sovrimpressione, ma li ricordo. Prefisso 0871 5873230 5873235. L'indirizzo email è salute@rete8.it. Vi aspettiamo. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco Specchiulli in regia. Come sempre il biglietto da visita di ogni puntata di Pronto Medicina Facile, la scheda introduttiva con una sorpresa cinematografica. Questa scheda, come sempre, elaborata, preparata dalla collega Gigliola Edmondo, poi parleremo col nostro ospite. Bello, non c'è che una sigaretta. Ma se non fumi? Lo so che non fumo, io non aspiro perché fa venire il cancro, ma divento così incredibilmente bello con la sigaretta che non posso non averla in mano. Fumare per Isaac Davis, alias Woody Allen, protagonista e regista del film Manhattan, è un vezzo. Ma per molte persone nel mondo è un vizio molto pericoloso, visto che il tabacco costituisce il più importante fattore di rischio responsabile dell'85% dei casi di tumore al polmone. Fra tutte le neoplasie, il carcinoma del polmone occupa il secondo posto per incidenza nell'uomo, sia nei soggetti fra i 50 e i 69 anni, pari al 14%, che in quelli ultrasettantenni, il 17%. Nelle donne invece la quarta neoplasia nella fascia di età compresa fra i 50 e i 69 anni, il 7%, e la terza in quella al di sopra dei 70 anni, 7%. In Italia si registrano differenze geografiche nell'incidenza di neoplasie polmonari. Nei maschi, nel periodo 2008-2013, le nuove diagnosi sono state leggermente più frequenti nelle regioni settentrionali, 113,4 casi ogni 100.000 abitanti, rispetto a quelle centrali, 103,8 casi, e a quelle meridionali, 103,5 casi ogni 100.000 abitanti. Nelle donne, invece, il divario di incidenza tra le regioni settentrionali e quelle meridionali è molto più marcato, con un divario di circa 14,2 casi ogni 100.000 abitanti in più al nord. Complessivamente negli ultimi anni si è registrato un calo dell'incidenza, in particolare nel sesso maschile, in relazione a una altrettanto marcata riduzione dell'abitudine al fumo. A questo dato, tuttavia, si affianca un aumento dei casi nelle donne. Si calcola che attualmente un uomo su 10 e una donna su 36 possa sviluppare un tumore del polmone nel corso della vita e che tale rischio aumenti con l'età e con l'esposizione al fumo. E il rischio è direttamente correlato al numero di sigarette fumate e alla durata in anni dell'abitudine al tabagismo. E allora intanto complimenti a Gigliola che ha giocato con il vezzo di Woody Allen nell'essere bellissimo fumando una sigaretta, con il vizio che abbiamo visto causa questi danni devastanti. Al professor Lo Coco invece chiedo intanto un commento su questa scheda e se questa fotografia, soprattutto questa incidenza sulla popolazione anche del centro-sud Italia, è corretta. Innanzitutto mi associo anch'io ai complimenti a Gigliola perché la scheda è molto molto precisa, corretta, esplicativa.
Mi sembra che sono delle cose molto importanti da considerare. L'incidenza molto elevata del tumore del polmone nella popolazione. Facevo la considerazione, vedendo la scheda, che per esempio in Abruzzo, con una popolazione di circa 1.300.000 abitanti, ogni anno noi abbiamo un'attesa di circa 1.300 nuovi casi di tumore del polmone. Considerando che ad oggi si salva all'incirca il 18% di questa popolazione, se si fanno due calcoli significa che in sostanza abbiamo 1.000 morti ogni anno, di cui l'85% legato al fumo di sigarette. Quindi questa è una prima considerazione che stavo facendo. E la nostra è una regione, sì, tra quelle a incidenza intermedia, ma in realtà diciamo che non ci sono poi solamente come fattore di rischio il fumo, ci sono anche altri diciamo fattori che sono cancerogeni di cui dovremmo comunque tener conto, cominciare a tenerne conto. E magari ne parliamo nel corso della trasmissione. Certo. Torniamo a evidenziare, approfondendo questo aspetto, l'importanza dello screening. Le chiedo, è possibile, è conveniente, sarebbe il caso di sottoporre le persone considerate a maggior rischio di sviluppare un tumore al polmone a questo screening, sottoporre queste persone a questo screening per arrivare a una diagnosi precoce e per cercare di allungare per quanto più possibile la loro aspettativa di vita? Allora sì, avevamo cominciato la trasmissione facendo vedere questo programma del workshop che poi si è concluso al Ministero della Salute, con l'impegno da parte del sottosegretario a creare un gruppo di lavoro che dovrà tracciare, diciamo, le linee di come organizzare le campagne di screening a livello nazionale, perché c'è questa grossa novità, quello che dicevo prima, di questi risultati che dimostrano in maniera come dire, incontestabile che facendo questi screening noi possiamo salvare parecchie vite umane. Allora, dicevo prima, 18% dei pazienti si salvano per un tumore al polmone. Con lo screening possiamo ridurre la mortalità, vedete, del 26% negli uomini e del 39% nelle donne in un'aspettativa di 10 anni, e quindi ne consegue che la probabilità di guarire di tumore al polmone, che fino ad oggi è del 18%, balzerebbe all'improvviso al 42%, cioè quasi una persona su due si potrebbe salvare. Se ci fa vedere la prossima diapositiva, questa è ancora più, diciamo, esplicativa, perché quando si dice che 5 vite si possono salvare ogni anno in Italia, significa cioè salvare 15 persone al giorno, se noi ci facciamo questi facili calcoli, c'è la dimostrazione di quello che è l'enunciazione di questo principio. Come ha detto lei prima, in Italia muoiono 33.800 pazienti per tumore al polmone, questi sono i dati del 2015, 20.000 di questi morti, quindi il 60%, sono forti fumatori, e secondo le stime del professor Carlo Lavecchia del Mario Negri di Milano sono soggetti che potrebbero entrare negli studi di screening. Se è vero quello che è stato dimostrato da questi due studi internazionali, significa allora che facendo lo screening noi salviamo tra le 4.000 e le 5.000 vite risparmiate in un anno, quindi ottenendo una riduzione della mortalità del 20-25%. Certo. Quindi allora, questo è il vantaggio. L'altro vantaggio poi è anche da considerare che un soggetto che ha un tumore del polmone in una fase avanzata costa alla comunità una cifra molto elevata, perché un paziente con un tumore inoperabile, è stato calcolato dagli esperti, dagli oncologi, viene a costare circa 150.000 euro alla comunità per le varie cure palliative, chemio, radio e quant'altro, e i nuovi farmaci. E mentre invece intervenire precocemente, oltre a salvare la vita umana e anche, diciamo, giornate di lavoro, chiaramente, incide di meno, ma incide anche molto sanitario, con un abbattimento del 90%, certo, dei costi.
Dall'altra parte, qual è il problema? Il problema dei costi-benefici è che l'esposizione a radiazioni legate alla TAC chiaramente costituisce un problema, ma le TAC di ultima generazione hanno un'esposizione molto 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 bassa e quindi questo si riduce molto, certo, il rischio sicuramente. E magari ne parliamo. Do spazio 21:45 alla prima telefonata della serata. Pronto, rete 8? Buonasera. Sì, buonasera. Dove chiama, signora? Io chiamo da Pescara. Prego, faccio la domanda al professore. Allora, innanzitutto ringrazio il professore per la disponibilità. Allora, il problema è che io, in seguito ad un ricovero per una broncopneumopatia ostruttiva, ho eseguito una TAC e mi hanno riscontrato la presenza di un nodulo di 1,5 cm. In seguito mi hanno fatto fare, mi hanno consigliato di fare una PET. In seguito a questo esame si è confermata la presenza del nodulo di 1,5 cm ed era segnalata una modesta attività metabolica. La mia domanda è, innanzitutto, che significato ha questa risposta della PET? E in seguito, come mi devo muovere, cioè cosa devo fare? Che consigli le può dare il nostro esperto? Resti in linea, signora, perché se il professore le deve fare qualche domanda. Professore. Sì, questa è una sola domanda le devo fare. Lei è una fumatrice, ha fumato in passato? No, non ha mai fumato? Assolutamente no, non mai ha fumato. Familiarità per tumore al polmone? No. No, nessuna familiarità. Allora, il discorso è questo, cioè è un nodulo di 1,5 cm, una paziente con una BPCO, chiaramente è un nodulo sospetto, è stato corretto, diciamo, l'iter diagnostico, la PET ci aiuta, ma la PET non è sempre, diciamo, risolutiva del dubbio diagnostico, quindi va interpretata nell'ambito di un insieme di altre, diciamo, aspetti clinici, radiologici, anamnestici e quant'altro. Se c'è un valore dubbio della PET, sicuramente questo è un nodulo che potrebbe essere espressione o di un tumore benigno, gli amartocondromi sono molto frequenti, oppure di alcune forme di tumori maligni a bassa malignità, che noi chiamiamo tumori neuroendocrini, carcinoidi. Allora, il consiglio è quello di ovviamente valutare bene le caratteristiche anche del nodulo e decidere se fare un'agobiopsia, per esempio, se ce n'è l'indicazione, oppure spesso si ricorre a un criterio, diciamo, di controllo a distanza, in questo caso di 3-4 mesi, per verificare se c'è una progressione dimensionale del nodulo. È chiaro che noi abbiamo questi così chiamati calcolatori di rischio, in cui noi ci mettiamo dentro il sesso del paziente, l'uomo è più a rischio della donna, l'età, un'età al di sotto dei 50 anni è meno a rischio di insorgenza di un tumore al polmone, il fumo di sigarette, chi non fuma ha una bassa incidenza, chi fuma ha un'incidenza molto più elevata. Quindi questi calcolatori di rischio ci permettono di quantificare in percentuale qual è il rischio di questo nodulo e decidere fare la biopsia, asportarlo oppure fare un controllo a distanza. Ecco, ho capito, questo ho è. Capito. Grazie. Altre domande, la signora? No, niente, volevo sapere solo questo, quindi va bene così. Tendenzialmente meglio fare un attack prima o rivolgersi? Io farei vedere da uno specialista per decidere se è più opportuno fare un attack di controllo oppure fare un'agobiopsia, perché va anche valutato. Diciamo, all'interno di una serie di altri dati che sono anche clinici, la anche nostra è una diagnosi telefonica, quindi anche incompleta da questo punto di vista. Se fosse stata completamente negativa la PET, le avrei detto sicuramente il controllo radiologico, però se lei mi dice che c'è una debole positività, allora c'è un campanello, un semaforo giallo, ecco. Diciamo così. In bocca al lupo alla nostra amica. Grazie a lei, in bocca al lupo. Altra telefonata, pronto rete 8? Pronto? Buonasera. Sì, da dove chiama, buonasera, signora?
Io chiamo da Lanciano, per avere una domanda per il professore. Prego, è tutto suo. Allora, io ho fatto una TAC del torace per una tosse che mi sono portata dietro avendo avuto un'influenza. E praticamente facendo questa TAC mi hanno riscontrato un nodulo di 6 mm e mi hanno detto di fare un controllo tra un mese. E io, essendo un po' preoccupata di questo riscontro, vorrei chiedere al professore se devo fare qualcosa prima o comunque c'è qualcos'altro che posso fare, posso essere allora, tranquilla. Resti in linea, professore. Dunque, guardi, allora, questo è molto importante, la dimensione del nodulo è estremamente importante perché noi abbiamo ormai dei dati piuttosto sicuri che quando questi micronoduli hanno un diametro inferiore a 5 mm sono sicuramente nella quasi totalità dei casi privi di significato, cioè sono dei noduli benigni, spesso sono esiti fibrotici, lesioni infiammatorie e quant'altro. Se il nodulo invece ha una grandezza superiore a un centimetro bisogna preoccuparsi sicuramente un po' di più. Tra i 5 e i 10 mm, come nel caso mi sembra della signora, 6 mm, in realtà è giustissimo il consiglio che le hanno dato di fare un controllo con la TAC, una TAC senza mezzo di contrasto. A un mese di distanza mi sembra davvero un periodo troppo breve perché non ci permette di poter esprimere alcun giudizio sulle caratteristiche, diciamo, di eventuale progressività dimensionale del nodulo, perché è troppo piccolo. Quindi, in un caso del genere bisogna aspettare 5-6 mesi e non si corre alcun rischio, perché essendo un nodulo così piccolo è un periodo inferiore a questo, non ci permetterebbe di trarre alcuna conclusione e faremmo un'esposizione inutile a delle radiazioni facendo più TAC. Altre domande alla nostra amica di Lanciano? Ok, no, quindi posso stare tranquilla, posso aspettare. Guardi, la probabilità di un nodulo di 6 mm è di gran lunga inferiore all'1%, quindi si tratta davvero di una condizione che si può affrontare con grande tranquillità. Cioè, lei sa già da adesso che nel 99,1% di possibilità che questo nodo sia benigno, quindi è una possibilità molto bassa, remota, e quindi aspettare 6 mesi sicuramente non può comportare nessun problema, nessun rischio, può stare tranquilla. Grazie, okay. Grazie professore. Grazie a lei. In bocca al lupo alla nostra amica di Lanciano e torniamo al nostro progetto di screening, magari in attesa che a livello nazionale venga varato dal Ministero della Salute. Intanto, come Casa di Cura Pierangeli, ne avete fatto uno in ambito territoriale, no professore? 2018-2022, sì. Abbiamo delle diapositive, così vediamo anche la squadra che lavora a questo progetto di screening. Sì, questa diapositiva innanzitutto è anche per informare i telespettatori che c'è un numero a cui si possono rivolgere, che questo progetto di screening è totalmente gratuito, noi è stata un'iniziativa, diciamo così, spontanea di questa Onlus, che vedete la LASMOT, Lega Abruzzese a sostegno del malato oncologico toracico, che si autofinanzia con donazioni che ci arrivano da chi ha sensibilità a queste problematiche, e che è partita già da abbiamo fatto 5 anni prima un primo programma di screening, adesso è stato raffinato mettendo meglio a punto alcuni aspetti diciamo che dovrebbero darci migliori risultati, e quello che appunto avevo detto all'inizio della trasmissione, ci troviamo adesso ad essere avvantaggiati perché lo screening del tumore al polmone adesso finalmente è entrato nei programmi del Ministero della Salute, perché i dati che sono venuti fuori sono sicuramente molto indicativi della necessità di salvare delle vite umane facendo lo screening. Questo è il gruppo di lavoro. C'è il dottor Alessandro Guidotti, sempre della clinica Pierangeli, il responsabile, c'è la professoressa Stefania Angelucci dell'Università di Chieti, noi abbiamo una convenzione tra l'Università, la Casa di Cura e la nostra associazione, la LASMOT, perché
questi soggetti vengono sottoposti ad una spiral tac a basso dosaggio. Io ripeto, questo è molto importante per l'effetto nocivo delle radiazioni, sì, per ridurre al massimo l'effetto nocivo. Tra l'altro abbiamo un attacco di ultima generazione, quindi che espone molto a un dosaggio molto basso di radiazioni il paziente, e viene fatto anche un prelievo della saliva, certo. Sul quale prelievo della saliva la professoressa Angelucci, che insegna all'Università di Chieti proteomica, che è un termine... Ho dedicato una puntata di medicina facile. Esatto. Studia alcuni marcatori, alcune mutazioni genetiche sulle cellule che stanno nella saliva, ci sono anche cellule ovviamente che possono derivare dal tumore, con l'obiettivo di fare anche uno studio prospettico per cercare di anticipare la diagnosi, esatto, di tumore polmonare, non facendo solamente la TAC, che ovviamente è un'indagine un po' più impegnativa sia per il paziente che per la nostra comunità, ma una semplice indagine di biologia molecolare sulla saliva potrebbe permettere, certo, di anticipare anche di un paio d'anni la diagnosi di tumore polmonare. Certo. Quindi, e la prospettiva è questa, anche al Ministero si è parlato, c'era anche la professoressa Angelucci con me e molti altri esperti a livello nazionale, si è parlato proprio di questa potenzialità. Sì. Tra un minuto devo andare in pubblicità, le chiedo, anche con l'ausilio della prossima diapositiva, chi viene, tra virgolette, arruolato per questo screening? Quali soggetti hanno le caratteristiche giuste? Immagino fumatori e fumatori di lungo corso. Allora, sì, ormai siamo nelle condizioni di poter stabilire con molta precisione qual è la fascia di rischio. Questa è una cosa molto importante. Questo è il gruppo, vedete, sempre in sovraimpressione quel numero che vi permette di prenotarvi, e la risponde sempre al mattino dalle 9 alle 13 la nostra case manager che si interessa dello screening, è la dottoressa Carusi. Cosa mi aveva chiesto? Scusi che mi sono un po'... Le persone, quali sono i soggetti arruolabili, tra virgolette? I soggetti, dicevo, è molto precisa, perché sono soprattutto soggetti fumatori che hanno un'età compresa tra i 55 e i 75 anni. E fumatori di lungo corso. Che devono fumare, devono fumare un certo numero di sigarette. Bene, non è intanto importante per quanto tempo uno ha fumato o il numero di sigarette, è il numero in assoluto, e si fa molto semplicemente: nel momento in cui è il soggetto interessato a partecipare spontaneamente allo screening, telefona alla dottoressa Carusi, lei inserisce dei dati in un programma che ci abbiamo informatizzato, mettendo dentro l'età del soggetto, il sesso, il numero di sigarette fumate, per quanti anni, viene fuori uno score, un indice che ci dice se quel soggetto rientra nel gruppo di soggetti a rischio e viene arruolato allora per lo screening. Devo andare tassativamente in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Sì. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata al tumore al polmone e soprattutto a come fare prevenzione per questo tipo di cancro. Nostro ospite il professor Achille Lococo, responsabile della chirurgia toracica della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Volevo mettere in evidenza i danni causati dal fumo ai nostri polmoni. Lo farò tra poco, perché prima do spazio volentieri a questa telefonata. Pronto, Rete 8? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Chieti. Sì, prego. Se la regia ci dà un po' più di volume in studio, per cortesia. Prego, faccio la domanda. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda, un paio di domande. Prego. Sono una donna di 51 anni, non sono fumatrice. Volevo sapere che probabilità avevo di sviluppare un nodulo polmonare. Che probabilità aveva di... Di sviluppare un nodulo
polmonare, non essendo fumatrice. Ah, ho capito. Ah, ho, sì. Ah, no, questo, guardi, questa è una domanda molto, molto interessante, perché in realtà trovare dei piccoli noduli polmonari è un qualcosa che capita spesso facendo la TAC, sia nei soggetti fumatori ma anche nei non fumatori. Ma parliamo di percentuali elevate, anche del 20-30%. Sono però micronoduli che molto molto spesso sono noduli di tipo noduli benigni, piccoli esiti fibrotici. Chiaramente quindi non bisogna allarmarsi più di tanto. Intanto le raccomandazioni che noi abbiamo dalle linee guida sono quelle di il radiologo non dovrebbe nemmeno segnalare noduli che hanno una grandezza inferiore a 4 mm per non allarmare il paziente. Questa è una cosa molto importante. E poi, fino a quando il nodulo ha dimensioni inferiori ad un centimetro, dobbiamo sapere molto, molto bene che quasi sempre significa, in più del 99% dei casi, si tratta di noduli benigni. Quindi non bisogna allarmarsi, perché la probabilità di riscontrare, facendo un TAC per altri motivi, al torace, un piccolo nodulo polmonare o più di un nodulo polmonare è molto elevata, perché dire il 20-30% è sicuramente una probabilità molto elevata, ma è altrettanto vero che quasi sempre sono noduli benigni. Quindi discernere tra questi qual è quello, certo, che può avere un rischio. Ecco. La nostra amica di Chieti, più tranquilla, aveva forse qualche altra domanda da fare al nostro ospite. Sì, al professor Locoso. Ho sentito parlare di chirurgia mini-invasiva, ma professore, è possibile anche sulle patologie polmonari? Di che cosa si tratta? Cioè, perché l'ho letto proprio l'altro giorno su una rivista, proprio chirurgia mini-invasiva, anche sulle patologie polmonari, è possibile, professore? Allora, guardi, sì, effettivamente in questo campo la chirurgia ha fatto dei progressi enormi, quindi attualmente il 70, anche l'80% dei tumori del polmone che noi operiamo, li operiamo con delle tecniche mini-invasive. Poi magari farò vedere anche delle immagini, certo, esplicative. E questo è molto, molto, come dire, tranquillizzante, perché il paziente che si opera senza fare la grande toracotomia che si faceva fino ad alcuni anni fa, è chiaramente un paziente che non ha dolore, il giorno dopo si alza, dopo 3-4 giorni di degenza noi lo mandiamo a casa. E io ho avuto pazienti che hanno ripreso l'attività lavorativa dopo addirittura 10 giorni dall'intervento, che certo, una volta era impensabile una cosa del genere. Quindi sì, è vero, è tutto vero, oggi questa è la chirurgia di oggi. Seguo la trasmissione, perché tra poco parleremo proprio di queste metodiche, telefonate permettendo. Grazie alla nostra amica. Grazie a nostra amica di Chieti. Do spazio, vedo Gigliola impegnata in redazione al telefono, do spazio volentieri a quest'altra chiamata. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Chieti. Prego, faccio la domanda al professor Locoso. Buonasera, sono Chiara da Chieti. Una domanda, prima di tutto complimenti per la trasmissione. Grazie. E volevo sapere la differenza, essendo un grande fumatore, passando dalla sigaretta da tabacco a quella elettronica, le differenze. Sì, allora, professore, tanto ci saremmo arrivati. Sì, no, sigaretta invece, vera, sigaretta elettronica. Ringrazio questo telespettatore per questa domanda, che in realtà è molto di attualità. Anche perché ci sono varie scuole di pensiero. Molto di attualità. Innanzitutto la sigaretta elettronica attualmente è uno dei sistemi che rendono più facile, diciamo così, per i fumatori incalliti di smettere di fumare, perché diciamo è un'ottima alternativa per chi ovviamente ha maturato la convinzione di smettere di fumare. È un buon viatico, diciamo, aiuta molto, oltre alla buona volontà, a smettere di fumare.
Ci sono sicuramente anche dei rischi legati alla sigaretta elettronica, in particolare sia rischi da un punto di vista di quelli che possono essere dei fattori cancerogeni anche contenuti nella sigaretta elettronica, però attualmente ci sono pochi dati e quei pochi dati che sono a sfavore della sigaretta elettronica comunque dimostrano che è un rischio molto, ma molto più basso rispetto al rischio di fumo di sigaretta. Sarebbe la glutaraldeide, che è una sostanza che viene che si sprigiona dalla vaporizzazione che avviene nella camera di combustione della sigaretta elettronica, che è potenzialmente un cancerogeno, e poi soprattutto in alcune sigarette elettroniche di bassa qualità, ecco, quindi su questo per esempio si può sicuramente ridurre questo rischio, la resistenza, quella che nella camera di combustione riscalda il liquido e lo vaporizza, le resistenze, se sono di bassa qualità, possono esalare dei metalli pesanti tipo l'arsenico, il cadmio, il nickel, il cromo, che sono invece delle sostanze cancerogene. Ma parliamo di un rapporto rispetto al fumo di sigaretta che forse è di 1 a 100, quindi voglio dire, è chiaro. Invece il problema grosso che sta venendo fuori è che molti ragazzi, giovani dell'età scolare, spinti da questa anche moda, sì, questa possibilità di avere senza farsi vedere, di poter fare avere in bocca qualcosa da svaporare, cominciano così e poi passano alla sigaretta, e questo è stato dimostrato che questo sta incrementando nei giovani poi il passaggio al fumo di sigaretta. Sì. E quindi non è proprio così positivo. Il nostro amico di Chieti è ancora in linea? Sì, no. Però, sì. A posto, altre domande? Sì, sono stato molto molto esaudito. La ringrazio molto. Grazie a lei. Grazie tante. Allora, a proposito di fumo di sigaretta, abbiamo preparato due diapositive proprio per far capire, se ce ne fosse ancora bisogno, che danni provoca il fumo di sigaretta. La regia può mettere in onda queste diapositive, il professore sì, ce le può spiegare. Sì, sì, sì. Guardi, questo è solamente per far capire bene che chiaro, l'obiettivo ideale è quello di smettere totalmente di fumare, ma non dobbiamo dimenticare che il rischio è legato al numero di sigarette che vengono fumate. Quindi se nel non fumatore il rischio è pari a 1, in chi fuma per esempio più di 20 sigarette al giorno, il rischio, vedete, arriva a quasi 20 volte il rischio che ha un soggetto che non fuma. Questo è molto importante. La prossima, il problema è che nel fumo di sigarette ci sono moltissime sostanze, circa 4.000 sostanze, non di tutte conosciamo noi ancora gli effetti tossici, ma di un centinaio di queste sostanze sappiamo che sono realmente cancerogene. E poi gli studi di cui abbiamo parlato prima dello screening, certo, dimostrano in maniera inequivocabile che fumare aumenta notevolmente la probabilità di ammalarsi di tumore, certo, al polmone. Allora, abbiamo diagnosticato un tumore al polmone nel paziente che è venuto nello studio del professor Lococo. Le chiedo, la chirurgia resta sempre l'opzione terapeutica prioritaria, professor? Allora, a tutt'oggi sì, anche se devo dire che c'è un grande fermento nella comunità scientifica, perché ci sono nuove terapie innovative, mi riferisco all'immunoterapia, per esempio, ai farmaci biologici, alla target therapy, che stanno dando risultati molto incoraggianti. Anche per il tumore al polmone? Anche per il tumore al polmone, anzi direi il tumore al polmone è uno di quei tumori che è particolarmente sensibile a queste terapie. Certo. Qual è il problema? Il problema è che solo una percentuale ancora limitata. Con questa diapositiva le tecniche chirurgiche, forse leviamola un attimo, questa diapositiva, sentiamo il professore su queste metodiche nuove di cura. Ecco, il discorso è che queste nuove modalità terapeutiche
trovano giovamento solamente in una percentuale ancora limitata di questi pazienti, un 20-30% dei pazienti con tumore del polmone si possono giovare di queste terapie, ma allo stato attuale nessuna di queste ancora oggi è dimostrato di poter guarire da un tumore al polmone il paziente. Quindi a tutt'oggi la terapia chirurgica rimane l'unica opzione che permette di ottenere la guarigione. Possiamo metterla, possiamo mandare in onda la diapositiva che stiamo facendo, eccola qua. Sì, ecco, questa è quella che forse molti conoscono come laparoscopia, è l'analogo che sul torace si chiama toracoscopia. Ecco, per farvi vedere e farvi capire, in realtà è una tecnica molto poco invasiva, cioè davvero sono dei piccoli forellini, queste piccole cannule attraverso le quali noi inseriamo gli strumenti sotto una visione diretta di una telecamera. Se va avanti, andiamo avanti con le diapositive. Se va avanti, ecco, che telecamera? Diciamo nei reparti che sono ben attrezzati, come per esempio il reparto che dirigo io alla Cassa di Cura Pierangeli, ci sono queste macchine telecamere che hanno la possibilità di una visione tridimensionale, che migliora notevolmente la qualità dell'immagine, la profondità dell'immagine e quindi anche i risultati dell'intervento. Se va avanti, andiamo avanti così, ecco, questa era la chirurgia che si faceva una volta, queste sono altre forme di chirurgia open, così chiamate ibride, quindi anche nella chirurgia open c'è stata questa evoluzione, vedete, rispetto a prima, grande taglio di 30-35 cm, adesso piccolo taglio a volte di che non supera i 10 cm e l'ausilio della telecamera e dei fori. Questa la chiamiamo chirurgia ibrida perché mutua i vantaggi sia della chirurgia open che della chirurgia toracoscopica. Se va avanti e da qui poi si passa a evitare completamente di mettere dei divaricatori, a utilizzare questi retrattori che vedete qui e con questo con noi oggi riusciamo nell'80% dei pazienti che operiamo di tumore al polmone ad asportare mezzo polmone o più o meno di mezzo polmone facendo queste procedure che ovviamente non danno dolore, non c'è cicatrice, effettivamente è un grandissimo vantaggio. Una riduzione notevole delle complicanze post-operatorie ovviamente. Quindi sono tutti interventi in anestesia generale ovviamente, perché il polmone deve essere collassato. Però c'è meno danno muscolare. Assolutamente sì, i muscoli meno non perdita vengono. Di sangue. Meno perdite di sangue, nei nostri interventi è una rarità ricorrere a delle trasfusioni di sangue, perché la perdita di sangue è legata soprattutto alla ferita chirurgica, certo. Nel momento in cui non c'è una ferita chirurgica è chiaro che la perdita di sangue è molto limitata. Abbiamo ancora un'altra diapositiva, eccola qua, un'ultima. Sì, questo vedete movimento. Voi, è il risultato definitivo alla fine dell'intervento, queste piccole cicatrici attraverso le quali noi riusciamo a tirare fuori anche a volte un lobo intero. Per esempio stamattina ho asportato un lobo con una neoplasia di 5 cm, però era una neoplasia scessualizzata, facendo questa tecnica, insomma una volta era impensabile poter fare questo, quindi davvero il paziente ovviamente non ha dolore, sta bene, domani starà in giro per il reparto. No, in a casa no, ma ci arriveremo, ci arriveremo sicuramente. No, perché siccome vedo che continuano a essere sempre più bruciati, tra virgolette, sì, i tempi di degenza anche per interventi complessi come questi. Le avrei voluto chiedere terapie innovative, ne abbiamo già parlato di questi. Di immunoterapia, farmaci biologici, target therapy, tra l'altro hanno anche dei costi abbastanza elevati, molto questi elevati, farmaci, molto elevati, oltre sì, a non dare dei risultati certi come ci ha detto lei. Sì. Invece torniamo ai nostri noduli polmonari, all'atto diagnostico, che dubbi, che problemi sollevano i radiologi e che non dovrebbero tra l'altro allarmare i pazienti, come abbiamo detto prima, soprattutto per noduli di piccole dimensioni. Che difficoltà, eccezioni, dubbi sollevano i radiologi, professore? Allora, guardi, il problema per i noduli che hanno un diametro superiore ad un centimetro
diciamo, è molto limitato, perché nei noduli che hanno un diametro superiore a un centimetro, noi per esempio abbiamo la PET, abbiamo la possibilità di fare delle biopsie e quindi di raggiungere una diagnosi di certezza in maniera, direi, abbastanza agevole. Il grosso problema sono i noduli più piccoli, quelli che noi chiamiamo micronoduli, perché tra questi micronoduli si nascondono, purtroppo, in una percentuale seppure bassa, si nascondono dei tumori a uno stadio iniziale. Allora, da questa immagine, per io esempio... Io ho infilato gli occhiali perché non vedevo, adesso ce li deve spiegare. Questi noduli qua sono noduli che hanno 5-6 mm di diametro. Per esempio, oggi si studiano con un sistema che si chiama CAD, che permette di misurare il volume del nodulo, non la superficie su un piano quindi bidimensionale, ma proprio il volume su un piano tridimensionale. Perché? Perché il nodulo non è perfettamente sferico, vedete, in questo caso ha una forma magari ellissoidale, e quindi cosa succede? Che noi spesso ci troviamo nella necessità di controllare nel tempo, a distanza di 3, 4, 5 mesi, come dicevo prima, se c'è stata un'evoluzione dimensionale del nodulo, se il nodulo è aumentato di grandezza. E allora questa misurazione fatta volumetrica, tridimensionale, ci permette di avere dei dati molto più precisi, e quindi da questo noi possiamo calcolare il cosiddetto doubling time, il tempo di raddoppiamento delle cellule, e possiamo capire se quello è un tumore oppure è un nodulo benigno. I noduli sono tutti diversi, professore, e quali sono quelli che magari presentano le maggiori criticità, quelli che dovrebbero allarmare di più il paziente? È così, infatti, a parte i noduli che hanno una grandezza superiore a un centimetro, come abbiamo detto prima, ma ci sono anche dei noduli che, diciamo, con le TAC di ultima generazione si cominciano a vedere sempre più spesso. Allora, intanto, ecco, in questo caso qui vedete un nodulo che ha una grandezza intorno ad un centimetro, con la PET è facile fare la diagnosi in questo caso. Questa PET è positiva, quel nodulo lì era un adenocarcinoma in uno stadio molto iniziale. Ci sono però, a parte questi noduli solidi, in cui dicevo prima il problema, la difficoltà è di fare una diagnosi precisa se sono di diametro inferiore ad un centimetro, però ci sono poi altri noduli, se fa vedere l'altra diapositiva, che noi chiamiamo noduli non solidi, che definiamo a vetro smerigliato, con un termine anglosassone, GGO, un acronimo che significa ground glass opacity, e sono invece, questi sono dei noduli molto insidiosi, perché sono in genere delle forme precancerose che si chiamano iperplasie adenomatose atipiche, che vedete poi nel tempo si possono trasformare, non sempre, ma si possono trasformare in tumori maligni, e quindi questi sono invece sono delle lesioni che vanno seguite con una particolare attenzione, perché potenzialmente possono essere una precancerosi che si trasforma poi in un tumore maturo, maligno, anche se è una percentuale ovviamente limitata dei casi. E diciamo che questa sua particolare capacità nella lettura di questi accertamenti diagnostici l'ha confermata ancora una volta responsabile nazionale proprio di un gruppo di studio su questi noduli polmonari, no professore? Beh sì, ormai diciamo... Quanti anni è che... sono quasi 3 anni che io sono responsabile di questo gruppo di studio. L'incarico mi è stato rinnovato recentemente dalla nostra società scientifica, è un gruppo costituito da una ventina di specialisti e praticamente cosa fa? Oltre ad aver avviato degli studi multicentrici per studiare le diverse problematiche legate al nodulo polmonare, ha soprattutto l'obiettivo di fare una raccolta di raccomandazioni che poi dovrebbero essere trasformate a livello ministeriale in una raccolta di linee guida.
di linea guida, perché il tumore del polmone ormai oggi si manifesta quasi esclusivamente con un piccolo nodulo periferico, quindi le forme di tumori che vedevamo in passato, le grosse masse all'ilo polmonare che interessavano i bronchi all'interno, ormai sono diventate una quasi rarità, quindi questo già significa che noi riusciamo a intervenire più precocemente, certo. Sicuramente. Ultima diapositiva che riguarda sempre questo. Sì, questo è il nuovo, più o meno, però sono rimasti diciamo, quelli che erano i titolari già del gruppo precedente, sono stati confermati con qualche cosa, sono tutti quanti i colleghi che rappresentano anche tutti, diciamo, anche la geografia del paese, perché dal nord al sud, perché è giusto, diciamo, partire con degli studi multicentrici su grossi numeri che devono interessare un po' tutte le regioni italiane. Sì. Le chiedo, c'è un po' il rischio, l'abbiamo detto anche in precedenza, di sovrastimare o sottostimare, no, a seconda della grandezza, questi nodi, ma in percentuali quanti poi si rivelano realmente maligni? Allora, diciamo che la probabilità che un nodulo tra i 5 e i 10 mm di essere maligno è intorno all'1%, al di sopra invece di un centimetro questa probabilità si moltiplica di 10 volte, quindi cioè, il 13% dei noduli che hanno un diametro superiore ad un centimetro sono dei noduli maligni, quindi questo è una cosa ormai accertata. La grandezza del nodulo è fondamentale, quindi cioè, ci dobbiamo allarmare di più se il nodulo supera un centimetro di grandezza. Come lo teniamo sotto controllo? Con quali, assolutamente con quali l'ATAC, a tutt'oggi quanto rimane l'indagine più sicura, meno invasiva, un attacco ovviamente senza mezzo di contrasto, con la possibilità, è consigliabile, della valutazione volumetrica. Ogni quanto la facciamo l'attacco? Dipende dalla grandezza del nodulo. Se il nodulo ha una grandezza intorno a 5 mm, dai 5 ai 7 mm, non prima di 6 mesi il controllo. Se da 8 mm a 10 mm il controllo deve essere fatto a 3-4 mesi, se al di sopra di un centimetro bisogna invece approfondire con una PET, eventualmente l'agobiopsia e decidere caso per caso, perché sicuramente lì la probabilità, come le dicevo, è molto più elevata. Ultimo giro di consigli per i nostri telespettatori per quanto riguarda sempre la prevenzione del tumore al polmone. Ci spostiamo in campo alimentare. Abbiamo preparato una bella diapositiva, così sfatiamo anche qualche mito a proposito di che cosa si può e non si può mangiare. Professore. Allora, sì, questo è un altro argomento di grandissima attualità. Necessiterebbe Penso una puntata intera. tutti noi ne sentiamo continuamente parlare nei vari talk show che ci stanno. Allora, una cosa fondamentale è questo: ci sono ormai dei dati sicuri, ci sono degli alimenti che sono consigliati e alimenti che sicuramente sono sconsigliati, il cui uso deve essere limitato al massimo. Gli alimenti consigliati: frutta, verdura, i legumi, il pesce, tutti i grassi, diciamo, insaturi, quindi i grassi di provenienza vegetale diciamo, anche quelli del pesce, sono tutti quanti alimenti da consigliare. Mentre invece sicuramente quelli da limitare sono le carni rosse, tutti i cibi insaccati, per esempio cibi trasformati, i formaggi, soprattutto quelli stagionati, tutti quei grassi così chiamati saturi, che sono i grassi di provenienza animale. Mi viene da pensare, ci ho messo nella diapositiva il lardo di colonnata, buono. Anche se a me piace moltissimo, piace moltissimo, però purtroppo questo, il burro, il grasso animale ovviamente, sono sicuramente, potenzialmente è stato dimostrato che sono cancerogeni. Bevande zuccherate, alcolici, il sale, lo sappiamo un po' tutti quanti. Una cosa che volevo
segnalare in alcuni paesi del nord Europa, per esempio in Francia, ci sono, diciamo, si vendono nei supermercati in generale dei cibi col semaforo verde. Non so se ne avete mai sentito voi di questo parlare. Sì. Cioè, in realtà è un'etichetta di qualità che ci dice che sono cibi di alta qualità e che sono cibi che hanno sicuramente, ecco, rispondono ai requisiti di cui parlavo prima, di prevenire il cancro a tavola. Quindi io sarebbe auspicabile che anche nel nostro paese, tra l'altro ovviamente ciascuna ditta che produce i prodotti è libera di utilizzare il sistema del semaforo verde, non è obbligato a farlo, ma penso che per un consumatore sarebbe un ottimo, diciamo, aiuto. Sperando che non si arrivi alla contraffazione anche dei prodotti alimentari con un semplice semaforo verde, invitando tutti a consumare naturalmente quel prodotto. Grazie, grazie al professor Achille Lococo, grazie per tutti i consigli che ci ha dato. Come la chiudiamo questa trasmissione? Smettete di fumare. Ottimismo, smettete con ottimismo. Smettete di fumare a prescindere. Con ottimismo, perché in realtà la popolazione sta riducendo notevolmente l'abitudine al fumo di sigaretta. Purtroppo io dico che gli effetti di questo li vedremo magari tra 10 anni. Adesso purtroppo stiamo vivendo le conseguenze di chi diciamo ha fumato, ancora fuma o ha smesso anche di fumare, ma come voi ben sapete, anche da quando si smette di fumare, ancora per almeno 10 anni le conseguenze si sono i rischi legati al fumo. Sì. Grazie, grazie al professor Achille Lococo, responsabile chirurgia toracica a Casa di Cura Pierangeli di Pescara, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, a cominciare da Gigliola Edmondo. Ciao, grazie Gigliola. Ciao, buona serata a tutti, ci vedremo giovedì prossimo, un saluto anche da Francesco Specchiulli e consentimi di salutare una telespettatrice che ci segue ogni settimana dal Trentino Alto Adige, quindi saluti e ringraziamenti a Mara. Grazie Gigliola, grazie Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo giovedì prossimo e parleremo di diagnosi e cura dell'endometriosi con il professor Francesco Fanfani, responsabile della ginecologia oncologica ospedale Bernabeo di Ortone. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica prossima, domenica 27 alle ore 12.45 e alle 20 parleremo di sindrome di Down, cause, caratteristiche e genetica, ci dirà tutto il professor Gian Domenico Palca, genetista dell'Università d'Annunzio. Questa trasmissione, come tantissime altre, ce ne sono caricate 390, cioè questa trasmissione sarà consultabile su YouTube Rete 8 Salute come tutte le altre. Vi ricordo in chiusura che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo 21:30. Grazie, buonanotte.